Sorprendente come mai la 48esima edizione della Targa Florio. I 10 infernali giri del circuito delle Madonie questa volta hanno messo fuori combattimento la metà dei 64 piloti che hanno preso il via alla più vecchia corsa del mondo. Già al secondo giro si erano registrati 11 ritiri, gli altri si sono persi prima dell'arrivo a Cerda. Le vetture della Porsche hanno condotto la corsa confermando del resto i pronostici della vigilia, mentre deludente si è rivelata la prova delle loro avversarie, le vetture americane, troppo pesanti e troppo potenti per un circuito tutto da domesticare. Finalmente è la volta del siciliano Antonio Pucci e dell'inglese Colin Davis. La loro marcia verso la vittoria è stata graduale ma inesorabile, grazie più che altro al pilota siciliano che ha dimostrato di possedere una conoscenza sconcertante del percorso di gara. Rosicchiando secondo dopo secondo, curva dopo curva, la coppia al volante della Porsche è riuscita ad arrivare prima al traguardo. Quelli della Ford, i grandi antagonisti battuti, si sono consolati con lo slogan della casa. Le corse migliorano la razza e per il bene della razza e del futuro automobilistico si può anche perdere. Nel 65 è arrivata questa vittoria con la Ferrari, con Lorenzo Bandini, con questa P2 fantastica, una delle macchine più belle della Ferrari. Grintosa, veloce, stabile, resistente, robusta, non si rompeva mai la P2, che era un 3003. E quindi naturalmente la reazione del pubblico siciliano che finalmente ha visto il pilota di casa vincere questa grande manifestazione. Tra una cornice di pubblico impazzito, straordinario, bellissimi ricordi indelebili. Una vittoria tutta italiana, una dimostrazione che l'Italia, oltre che produrre ottime macchine, produceva anche ottimi piloti. Il pubblico siciliano era veramente caloroso, ti dava un affetto, poi era a contatto con i piloti, non è che come la Formula 1 di oggi che il pubblico e i piloti sono, diciamo così, isolati nel loro podio. Noi altri eravamo in mezzo alla gente, ed è una delle cose più belle, una delle cose più emozionanti dello sport nostro dell'epoca, stare a contatto con la gente. La Targa Florio per me rappresentava il successo di una gara difficile, importante, dove l'agguato era sempre presente, no? Perché correvamo in strade veramente incredibili, strade di montagna, no? Alle volte anche non asfaltate alla perfezione. E poi c'era tutto, le discese, le salite, le curve, le cunette, insomma. E questo pubblico che ti dava anche fastidio, perché certe volte correvamo in un corridoio umano e quindi devo dire che è stata una corsa molto fortunata. Era una corsa unica al mondo, la Targa Florio. Questa è una storia d'amore. Una storia d'amore tra la Sicilia e l'eroe della Targa Florio, Nino Vaccarella. La mia vittoria credo che era la vittoria dei siciliani, della Sicilia. Gente che piangeva, che mi abbracciava, cioè. Tempi veramente eccezionali, indimenticabili. Immaginatevi un sogno fatto di colori, profumi e sapori, quelli della Sicilia aspra e selvaggia e della corsa automobilistica che l'ha resa celebre in tutto il mondo. La folle gara, nata dal genio di Vincenzo Florio, che dal 1906 al 1977 ha scritto pagine memorabili di sport. Non una gara qualunque, è la corsa automobilistica più antica della storia. La Targa c'è poco da fare. Beh, è una leggenda, non solo per me, penso che per tutti, no? A Cursa, che ad ogni primavera trasforma le Madonie nell'ombelico del mondo dei motori. Quando è venuto qui nel 73, gli ho fatto da Cicerone, GX, per fargli conoscere la strada, mi sembra, dobbiamo correre qua, certo, qui dobbiamo correre, mamma mia! Attenzione, attenzione! Vado male, che sono le corse! Sono le case, invece di attaccare! Come
La targa è già un mito quando nel 1958 irrompe sulla scena un giovane palermitano. Debutta quasi per gioco, ma già due anni dopo, in coppia con Umberto Maglioli, sfiora la vittoria. Era un ragazzino. Mi ricordo che c'era gente che si chiamava Von Trips, che si chiamava Kinter, che si chiamava Bonnier, che si chiamava Graham Mill, campione del mondo. Quindi, si immagina, insomma, i siciliani, da lì è iniziato questo feeling straordinario. La prima vittoria arriva solo nel 1965, con la Ferrari P2 in coppia con Lorenzo Bandini. Seguiranno altri due trionfi targati Alfa Romeo, nel 71 con Tony Esermans e nel 75 con Arturo Merzario. In realtà il bottino avrebbe potuto essere molto più ricco. Ne ho contate 8 che ne potevo vincere, che già erano vinte e che purtroppo o per sbagli miei personali o del compagno, per qualche defiance tecnica, non ho potuto portare a compimento. Con il pubblico che mi incitava in quella maniera, insomma, diventava un rapporto veramente straordinario. Però a certe volte mi danneggiava perché si mettevano proprio nelle traiettorie che erano le traiettorie ideali, quindi per non ammazzare una decina di persone dovevo fare una traiettoria diversa che mi faceva perdere qualche secondo. Quel 9 maggio del 1965 resterà per sempre nel cuore di Nino, ma anche in quello dei 500.000 siciliani che assieparono i 72 chilometri della pista infernale. Da allora Vaccarella per tutti sarà il signore delle Madonie. Eppure i suoi orizzonti andavano ben più lontano. Io non mi sento il pilota della Targa Florio. Quando mi dicono Nino Vaccarella, Targa Florio, non è che mi dà fastidio, però mi sembra una cosa minimizzata, no? Perché non è la mia pista preferita, è là in Francia la mia pista preferita. Un curvone da 300 all'ora dopo l'Usun Odier, un curvone che si faceva in pieno, no? E molti vedeva che frenavano, no? La goduria. La Maison Blanche. Venendo dalla scrivania dell'Istituto Oriani. Vaccarella si divide ancora fra il ruolo di preside della sua scuola e la passione per le corse, quando, nel 63, arriva la chiamata della Ferrari. Monza, Sebring, Nürburgring diventano i grandi scenari delle sue imprese al volante. E alla 24 ore di Le Mans del 1964 è lui uno dei grandi favoriti. Io ho vinto al Nürburgring e mi cambiarono il pilota, mi misero con Guichet, io mi sono arrabbiato. Ho detto perché mi cambiano, scusa, non ho capito. Tutto sommato è stato un bene perché Guichet guidava molto bene, non era velocissimo, però mi consegnava la macchina come io gliel'avevo consegnata a lui, c'era lo stesso calibro di frizione, il freno era quello. Abbiamo fatto una 24 ore eccezionale, anche lì il record della gara, no? Credo che sia la vittoria più importante, no? Perché a Le Mans c'è il mondo, no? Siamo al centro dell'Europa, quindi lei incontra Ranieri di Vaticana, veniva l'avvocato Agnelli a salutarci quando c'è stato il connubio con la Fiat, no? Insomma, venivano queste indossatrici di Christian Dior che facevano le fotografie sulle nostre spalle. Cioè un personaggio che è stato capace di uscire dalla dimensione locale dove era un super personaggio, quasi un supereroe, ma ha vinto gare in tutto il mondo. Ho vinto tutte e quattro le gare che allora erano valide per il mondiale, no? Nessuno ha vinto magari una Targa, il Le Mans, il Nürburgring, il Sebring, no? Oltre a quelle che ho vinto, poi ho vinto, si parla sempre di queste mondiali, ma insomma. Ho vinto a Imola, ho vinto al Mugello. Il fiore all'occhiello nella carriera di un campione di valore assoluto, ma al tempo stesso di un sopravvissuto, un reduce da una delle stagioni più esaltanti ma anche spietate nella storia delle corse. Un'epoca in cui il confine fra l'errore di guida e la tragedia era davvero sottile. Giovanni. Calendetti.